Beh, 25 anni è cambiato il mondo nella gestione degli imballaggi in plastica. Stavamo sotto il 9%, adesso siamo al come riciclo al 55%, avviato il riciclo, e il dato sorprendente è quello del recupero complessivo, che siamo al 96%, un dato veramente quasi incredibile. Qual è il punto? Il punto sono le nuove sfide. Adesso col nuovo metodo di calcolo siamo al 47% del riciclato effettivo, non l'avviato. Bisogna aumentare la riciclabilità degli imballaggi in plastica, bisogna sviluppare le nuove tecniche di riciclo, in particolare c'è il riciclo chimico, e bisogna anche rafforzare il riutilizzo di quegli imballaggi in plastica già riutilizzabili e riutilizzati. Mi riferisco ai pallet, alle cassette e anche ai contenitori ricaricabili, e puntare su un utilizzo intelligente di questo nuovo regolamento europeo, correggendo alcune storture che sono anche in contrasto con la gerarchia dal punto di vista giuridico di come è descritta nella direttiva 98/2008 della Comunità Europea.